Buongiorno a tutti da Filippo Genini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la video analisi sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system. Oggi mercoledì 12 luglio 2023, oggi focus su Piazza Affari e sul nostro FTSE MIB. Prima di iniziare vi ricordo al solito di seguirci sul nostro sito www.tradingfacile.eu dove trovate tutti i nostri trading system, inclusi quelli che potete ottenere con licenza gratuita. E quindi qui trovate tutte le statistiche e anche appunto i contatti per richiedere maggiori informazioni. Vi segnalo come al solito inoltre i nostri canali social, canale YouTube, pagina Facebook e canale Telegram. E vi segnalo anche che online già potete iscrivervi all'evento, il prossimo evento appunto con il quale ripartiremo con la didattica gratuita, quindi webinar in programma il 20 settembre prossimo. Parleremo appunto del Nasdaq, troverete il link per iscrivervi o sulla descrizione di questo video oppure sul sito cliccando qui sugli eventi della settimana. Quindi mi raccomando, potete iscrivervi già da ora, vi ricordo che l'evento è gratuito. Bene, come detto, tema di oggi FTSE MIB, quindi cerchiamo di capire quali potrebbero essere le evoluzioni di questo mercato che un po' come tutto il comparto azionario è andato a reagire nel corso di questa settimana dopo le pesanti vendite di settimana scorsa che hanno visto appunto comunque il mercato andare a ritestare dei livelli di supporto importanti. E da qui però vedete che per quanto riguarda il nostro FTSE MIB abbiamo, se dovesse essere confermata appunto la chiusura odierna sopra quota 28.200 punti, con questa chiusura il mercato di fatto annullerebbe questa barra benchmark ribassista che era stata fatta nella giornata di giovedì scorso. Qual è la situazione? Beh, innanzitutto a livello macro, ieri ci sono stati i dati per quanto riguarda l'inflazione tedesca, sempre molto significativa per quanto riguarda le prospettive anche dell'Eurozona e quindi anche per quella che è la politica monetaria della BCE. L'inflazione tedesca è stata perfettamente in linea con le attese, è un'inflazione che comunque si mantiene alta e questo alimenta le prospettive che la BCE comunque possa andare a continuare con la stretta monetaria e quindi continuare ad alzare i tassi. Sotto questo punto di vista, in questo momento c'è una prospettiva maggiormente rialzista sul fronte tassi su Europa rispetto a quello che è invece la situazione in America, insomma, ecco, dove dovremmo già essere un bel pezzetto avanti, quindi anzi magari già si inizia a parlare per la fine dell'anno di un possibile allentamento dal punto di vista appunto della stretta monetaria. Il contesto in Europa è diverso. In questo contesto l'Europa, secondo me, dal punto di vista dell'azionario potrebbe sovraperformare appunto quello che è il comportamento degli omologhi listini di Wall Street e all'interno appunto dei diversi panieri europei. Sicuramente in un contesto come questo, che è un contesto che avvantaggia, un contesto di rialzo dei tassi che va ad avvantaggiare il settore bancario, proprio il nostro FTSE MIB potrebbe appunto, anzi dovrebbe beneficiarne. Attenzione poi, perché domani ci saranno appunto i verbali della BCE, verbali che sono riferiti all'ultima riunione di giugno, e quindi anche qui ci sarà attesa per leggere magari tra le righe quelle che potrebbero essere le prossime appunto aspettative in termini di rialzo dei tassi. Però in generale, ripeto, in questo contesto appunto le banche sono viste come settore difensivo, questo ripeto in particolare per quello che riguarda Europa, e quindi il nostro FTSE MIB dovrebbe beneficiarne. Per quanto riguarda i livelli da monitorare, allora, dopo la giornata appunto di ieri, che è stata una giornata fortemente rialzista, io mi aspetto che in questo mercoledì il mercato possa andare a tirare perlomeno in una prima parte di sessione un ulteriore strappo.
C'è un livello che sto monitorando che è quota 28.390 punti, è un livello importante soprattutto dal punto di vista volumetrico e anche dal punto di vista grafico, perché se vedete appunto qui il mercato aveva ballato nel corso di fine mese su questo livello prima di romperlo al rialzo, e successivamente appunto il break al ribasso di questo livello, vedete, aveva coinciso con il completamento di un modello di distribuzione che vagamente assomiglia ad un testa e spalle. Quindi io qui mi aspetto che il mercato possa in questa prima fase di sessione arrivare a testare quota 28.390 punti, e qui mi aspetto appunto che il mercato vada a sentire questo livello, e quindi qui dovrebbero arrivare delle prese di beneficio associate appunto a quello che era lo strappo partito nella giornata di ieri. Occhio qui poi a quello che succederà nel pomeriggio, perché ci saranno i dati sull'inflazione americana, e quindi in un qualche modo sapete che i listini europei al pomeriggio sono trainati da quello che succede appunto dopo l'apertura di Wall Street, e quindi qui occhio perché appunto in base a quello che sarà l'uscita appunto del dato potremmo assistere secondo me ad una correzione più o meno marcata. Mi spiego meglio, vista appunto l'attesa che c'è associata in particolare al dato, qualora secondo me il dato dovesse essere, il dato dell'inflazione USA dovesse essere in linea con le attese, non mi aspetto, diciamo, un forte storno, questo per quanto riguarda i listini azionari americani e quindi di conseguenza anche poi per quelli europei, storno intraday parlo chiaramente. Però insomma, ecco, se il dato dovesse essere molto peggiore delle attese e quindi un'inflazione più alta appunto di questo 0,3, che è la variazione anno su anno appunto dell'attesa per quanto riguarda l'inflazione, secondo me il mercato potrebbe stornare, diciamo, ecco, anche in maniera piuttosto violenta. È altrettanto vero che dal mio punto di vista, anche qualora il dato dovesse essere più debole delle attese e quindi dall'altro canto l'inflazione dovesse registrare una variazione più bassa delle attese, a quel punto potrebbe essere altrettanto probabile che il mercato vada comunque sia a prendere questa notizia in maniera, a apprezzare questa notizia in maniera negativa, perché a quel punto, in caso, per faccio un esempio di inflazione variazione a zero, dello 0%, e quindi invariata, si inclinerebbero anche quelle che sono le prospettive di crescita economica. Quindi anche sotto questo punto di vista il mercato potrebbe apprezzare questo dato in maniera negativa. Quindi secondo me ci sono più probabilità, in caso appunto di scostamento dal dato atteso, che il mercato reagisca negativamente al dato, e quindi occhio perché secondo me nel pomeriggio dovrebbero arrivare delle prese di beneficio, specie se il mercato dovesse, per quanto riguarda il FTSE MIB, andare prima a testare quota 28.390. Tuttavia, magari dopo le ore 16, di contro andrò a cercarmi appunto delle, se il quadro chiaramente dovesse essere rispettato, andrò magari a cercarmi delle occasioni long se il mercato dovesse andare a ritestare ad esempio questa base che ha fatto in apertura, quota 28.290 punti, e quindi nella giornata odierna sicuramente preferisco non andare a cercarmi delle occasioni long sulla forza, quanto piuttosto andare a cercare dei buy appunto sulla debolezza e quindi su eventuali ritracciamenti intraday. Questo contesto di cercare delle occasioni long sulla forza non cambierebbe dal mio punto di vista, a meno di assistere un ritorno sotto a quello che è il pivot point appunto di breve, che è quota 27.900 punti circa. Secondo me appunto qui, anche dal punto di vista grafico, se dovessimo tornare sotto questo livello il mercato andrebbe anche, oltre a tornare sotto a un livello importante dal punto di vista volumetrico, andrebbe anche a rompere dal punto di vista grafico questa trend line di breve al ribasso, e quindi secondo me ci sarebbe spazio per
andare a ritestare questi minimi che il mercato ha fatto in area 27.470. Se vi ricordate, poi settimana scorsa avevo anche postato un articolo sul blog dove appunto avevo ipotizzato che in caso appunto di discesa sotto i 27.9 mi sarei aspettato un allungo appunto delle vendite fino a quota 27.350. Il mercato si è fermato circa 50 punti sopra. Ritengo che anche nel contesto attuale sia questo il livello appunto maggiormente da monitorare, e quindi in ottica di assistere a delle vendite più marcate, perché in caso appunto di rottura appunto di questi minimi mi aspetto che poi il mercato possa andare ulteriormente a scivolare al ribasso e andare a testare a questi minimi altrettanto importanti sotto quota 27.000 punti. Sul fronte opposto comunque non mi aspetto particolari movimenti al rialzo. Qui in caso appunto di break di quota 29.390, il prossimo obiettivo sempre dal punto di vista volumetrico è a quota 28.570 circa, e secondo me solo rompendo al rialzo questo livello potremo andare ad avvicinarci a quota 28.900 punti circa, poco sopra, che potrebbe essere appunto il target estivo, chiamiamolo così, per quanto riguarda il nostro FTSE MIB. Però ecco, ricordiamoci sempre che il mercato ha corso e ha corso tanto, e quindi secondo me il rischio è sempre quello di vedere movimenti più importanti, quindi degli storni più importanti dal lato ribasso, complice anche la volatilità in diminuzione e anche i volumi in diminuzione, piuttosto che vedere dei forti allunghi lato rialzo in questo momento. Bene, andiamo adesso a commentare alcune operazioni svolte nelle scorse giornate dai nostri trading system. Iniziamo con un sistema che sta ben performando nel corso dell'ultimo periodo, che è un sistema sul Nasdaq, dove anche ieri abbiamo aperto un'operazione, un long durato poco più di un'ora, che appunto in un'ora circa è stato in grado di mettere a segno un gain di circa 50 punti. Quindi insomma trade piuttosto corto, e qui insomma ecco trade della durata appunto di un'ora, anche perché questo è un sistema che entra ed esce in prossimità appunto delle aperture e delle chiusure di barre orarie, quindi l'entrata e l'uscita è sempre determinata da quelli che sono i livelli di apertura e chiusura delle barre orarie. Tra l'altro questo è un sistema che verrà presentato appunto nel corso del prossimo webinar, del quale appunto vi accennavo all'inizio, webinar appunto del 20 settembre, dove parleremo appunto di strategie sul Nasdaq. Poi invece qui vediamo un altro sistema che si sta ben disimpegnando. Questo è un sistema appunto sul crude oil, è un sistema che anche qui lavora su barre a 30 minuti, entrando a mercato appunto sulle chiusure delle barre a 30 minuti all'interno appunto di specifiche fasce orarie che sono appunto caratterizzate da una tendenza rialzista, dove però appunto c'è sempre un filtro appunto trend following per impedire appunto le entrate qualora il trend in quella determinata fascia oraria di riferimento non sia significativa. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ricordo che per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info@tradingfacile.net. Un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti!